Namaste, io sono Easter Brave, ben ritornati a un altro episodio di War Groove, lupo di mare salato. Pensavo davvero, eccetera, eccetera. Purtroppo non riesco a leggere tutto quanto, quindi mettete pure in pausa se volete leggere tutto quello che c'è scritto, perché ho registrato questo episodio senza l'audio, perché non avevo ancora la voce, tra l'altro, quando l'ho registrato, ma adesso mi è ritornata e quindi possiamo fare tutto quanto. Questo è un bellissimo dialogo sulla ricchezza del mare, perché questi sono dei banditi, sono favolosi. I banditi eloquenti, forse una delle cose che mi piace di più di questo, di questa campagna, il fatto che c'è questa side story del cane contro i banditi, di Caesar contro i banditi, e con questi banditi eloquenti, che è molto molto interessante. Comunque siamo in una nuova versione del gioco, vi mostrerò alcune delle differenze, le vedrete in questa missione specifica. Missione abbastanza difficile, devo dire, però hanno aggiunto un paio di cose. Una hanno aggiunto, che ho saputo da poco perché mi ha contattato Glitcherwood per fare qualche video insieme, il multiplayer co-op, quindi qualcosina in co-op, magari vedrò di farla con lui, e scrivetemi qua sotto nei commenti se volete vederci, e scrivetelo anche nei suoi video perché è sempre figo. È ovviamente Glitcherwood ed è Mac lui il ragazzo, e iniziamo pure allora la missione. Bau bau! E fin qua ci siamo. Credo che Caesar voglia salpare quel dannatissimo cagnazzo. Secondo me vuole che spariamo con i cannoni sui banditi. Grrr, distrugge la fortezza nemica e per mandare via i banditi. Quindi partiamo da un'isola. Vediamo subito di muoverci e di creare un alchimista da mettere. No, creiamo uno spadaccino e ci muoviamo con Caesar da questa parte. La nave da trasporto può trasportare due personaggi, quindi vediamo di fare il possibile. Qua ho cominciato a vedere un po' di cambiamenti. Uno di questi è il fatto che è molto più veloce il tutto. È il fatto che adesso per saltare non c'è più il countdown dei 3 secondi da aspettare, ma c'è una barra di caricamento che si carica molto più velocemente, quindi è molto più rapida la cosa. L'altro cambiamento che hanno fatto, lo vedete ogni tanto quando guardate le statistiche dei vari personaggi, viene segnato l'efficacia e la vulnerabilità in base alle unità che ci sono all'interno del campo da gioco in quel momento, ed è molto più schematico, nel senso che non ci sono le facce, le iconcine con le facce delle varie unità, che sono abbastanza difficili da riconoscere tutte quante, l'avevo già detto in precedenza, ma c'è proprio la tipologia di unità. Quindi non so, le tartarughe, le tatamares in questo caso sono efficaci contro i marinos, ma non c'è scritto marinos, ma non c'è la faccia di marinos, ma vedete che ci sono delle iconcine che vogliono dire unità anfibie, oppure soldati, oppure tipologie di arcieri, e quindi tutte queste cose qua, quindi molto interessante. Allora, lo scopo di questa missione è distruggere la fortezza là sotto. Per distruggere la fortezza là sotto abbiamo bisogno di quella caserma che sta nell'isolotto a sinistra, quindi cercheremo di conquistare il più possibile i villaggi con i marinos, e quindi guadagnare qualche soldino, e grazie al fatto che abbiamo le tartarughe che si muovono ogni tanto, come potete vedere, e soprattutto la barca di trasporto, ho fatto anche una fiocinatrice, perché perché c'è una tartaruga là che sta arrivando, quindi ci possiamo difendere. Dobbiamo cercare di occupare il tempo e distruggere tutte le unità marine per poi prendere possesso di quella. Quindi facciamo un'altra tartaruga, ci muoviamo in zona con la nave cargo, ma non troppo, e vediamo cosa succede. Lui comincia comunque, ha un bel po' di unità come potete vedere, ha parecchia roba, ha delle cannoniere che sono abbastanza tostine, parte con ovviamente tantissimi più soldi di me, però noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Allora, questa tartaruga è leggermente troppo lontana, tu hai la possibilità di scendere qua, sì, ma dobbiamo anche distruggere quella lì possibilmente, quindi magari cominciamo ad attaccarla con la fiocinatrice. Tu non ce la fai ancora, ma ti puoi muovere verso, tu puoi andare ad attaccare questo, perfetto, tu potresti attaccare questo, ma sei abbastanza poco malmesso, quindi magari attacchiamo con la tartaruga da qua sotto, e tu puoi attaccare questa giusto per darle un po' di fastidio in più, ok, anche se è un suicidio come vedete, ma va benissimo così. Qua facciamo una cannoniera anche noi, così siamo ben attrezzati. Tu dovresti cominciare a sbarcare, direi, però non lo so, perché lui ha un po' di unità terrestri ma non troppe. Qui per dare un po' di fastidio potremmo attaccare la cannoniera che ci sta, e andiamo pure avanti.
Vediamo, turno 4, qua mi attacca la cannoniera, attacca un villaggio che va benissimo perché il villaggio resiste e io evito di venire ucciso come un deficiente. Il mio marino si è rimasto vivo proprio per quello e qua cominciamo ad attaccare con la cannoniera anche noi, che è molto molto importante farlo. Tu dovresti avere, sì, tu sicuramente tartaruga hai la possibilità di distruggere questo, forse non serviva neanche la cannoniera, ma va benissimo così. Tu puoi attaccare tranquillamente questa anche da quella posizione, ma avviciniamoci leggermente così adesso abbiamo il controllo del mare praticamente, e questa tartaruga qua può scusate, questo marino qua può tornare indietro e ricaricarsi di energia e tu puoi finalmente sbarcare qua, quindi sia il cane che l'altra unità che abbiamo fatto su queste isole comandiamo noi. Grrr, 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 grrr. Facciamo battaglia di grrr in continuazione. Tu per perdere, fargli perdere un po' di tempo, vedi di conquistare ancora questo. E con 612 possiamo fare un'altra tartaruga, mi sa, perché sì, perché abbiamo bisogno di distruggere quella. Quindi facciamo pure una tartaruga, la mettiamo lì e andiamo pure avanti al prossimo turno. Turno 5, lui ha già anche un drago in questo caso, quindi c'è parecchia roba da sistemare. Ci siamo persi un villaggio, ma adesso noi siamo addirittura d'arrivo per prendere quella caserma e cominceremo a produrre unità da là, che è una cosa fondamentale, perché se no, se siamo su un isolotto è abbastanza difficile la cosa. Qua vediamo di cominciare ad attaccare la caserma, scusate, attacchiamo questo, perfetto. Potremmo anche farlo con, non con la fucinatrice, forse con, no, con te neanche. Quindi tu vieni a conquistare questo, così fai perdere tempo ancora a loro. Tu puoi distruggere questo, perfetto. Qua c'è ancora il nostro che può tornare in zona, diamo fastidio sempre a quello. Il mare è praticamente tutto nostro in questo momento, quindi molto bene. E vediamo pure di andare avanti. Tu torni indietro, mi sa proprio di sì. Anzi no, tu resta qua perché potrebbe essere utile. Allora tu distruggi questo. A questo punto evitiamo di fargli creare altre unità distruggendogli il caserma e basta. E continuiamo con, intanto avviciniamoci ancora di più con la fucinatrice. E con 912 potrei aspettare la prossima, potrei fare un'ala rossa il prossimo turno, potrebbe essere utile perché l'ala rossa è molto molto importante in questa missione. Quindi vediamo magari di muoverci abbastanza lontani da quella fiocinatrice lì, ma abbastanza vicini magari a questa, quindi direi anche lasciarla in posizione, va benissimo. Turno 6, l'ala rossa si sta avvicinando, attenzione a Caesar che non è messo benissimo, però qua abbiamo un bellissimo attacco d'incontro che ha funzionato e tra l'altro abbiamo il nostro cane Caesar che ha il groove attivo, quindi possiamo adesso prendere possesso noi della cosa. Abbiamo anche questo cane da distruggere, attenzione che possiamo usare anche tranquillamente la cannoniera visto che non c'è nient'altro da fare. Tu vieni qua e conquistami la caserma, direi uno di voi deve conquistare la caserma. Cosa interessante, posso usare Caesar per, scusate, sbadiglio enorme, posso usare Caesar, dicevo, per magari con l'incitamento funziona anche sulla caserma, quindi possiamo potenzialmente produrre due unità in un turno solo. Qua teniamo sempre il Marinos per dar fastidio a quella cannoniera che continuerà a attaccare roba a caso, ma così la distruggiamo anche la cannoniera perché abbiamo la tartaruga, perfetto. E vediamo pure di andare avanti, abbiamo 1600, quindi possiamo costruire una ala rossa che mettiamo qua. E il prossimo turno cominceremo invece a costruire con l'altra caserma che sta da quella parte. Questo bisogna stare attenti che non ci colpisca. Quindi magari mettiamo un po' di gente davanti. C'è quella fiocinatrice che si è avvicinata un po'. Lui può muoversi fin lì, quindi tu dovresti stare tranquillamente lì. E la fiocinatrice adesso vediamo di combatterla. Attenzione che bisogna muovere eventualmente lui. Infatti lo muoviamo di qua e direi anche magari di fare anche un rinforzo, già che ci siamo. Tu vieni un po' più vicina, così sei pronta per distruggere l'ala rossa volante? Potrebbe essere, vediamo un po', allora muoviti. Non mi ricordo esattamente cosa ho fatto, ma arriverà tra poco. Bisogna muoverla lontano da quello, quindi muoviamoci di qua, potrebbe essere, però attendiamo senza fare nient'altro e adesso ci becchiamo un attacco probabilmente alla nave da trasporto, che va benissimo perché così adesso lui è molto
attaccabile da lì fondamentalmente. La sua tartaruga è anche in zona giustissima per essere contrattaccata un'altra volta. E vediamo pure di andare avanti. Abbiamo il doppio turno in questo momento, quindi siamo belli tranquilli. Sicuramente partiamo con l'ala rossa che muoviamo in giù. Tu sei qua tranquillo, tranquillo. Potresti andare anche giù a fare un po' di casino da quella parte, ma vediamo di muoverti indietro e vediamo di raggrupparci tutti da quella parte. Quindi facciamo un bel raggruppamento di questo tipo. Cominciamo anche a vedere cosa, chi può attaccare cosa. Qua c'è un 75, ci prendiamo la fissionatrice contro l'ala rossa e sbammete. Abbiamo fatto un po' di danno. Tu puoi attaccare questo, tu puoi attaccare anche. Tu non puoi attaccare quello, ma puoi attaccare quello al 25, oppure questo al 50, che direi che forse è la soluzione migliore. Però vediamo ancora effettivamente cosa possiamo fare. Questo può attaccare questo al 61 più 25. Tu non puoi attaccare niente. Però noi possiamo usare una balista o un trabocco o qualcosa che faccia molto male e poi andare, o addirittura un alchimista che non costa tanto e così riusciamo a fare un doppio, una doppia cosa, lo possiamo mettere qua e poi con l'incitamento riusciamo a riutilizzarlo subito dopo, appena l'abbiamo sistemato. Quindi useremo Caesar per questa cosa qua, magari facendo anche l'attacco con la tartaruga magari da quella posizione. Perché se la tartaruga la mettiamo lì, le possiamo fare due attacchi. Se Caesar si muove una casella a destra, infatti lo muovo e faccio esattamente questo, quindi usiamo l'incitamento. E quindi adesso sia l'alchimista, che è un'unità fortissima perché fa un sacco di danni, come potete vedere, sia la tartaruga possono distruggere la sua tartaruga, purtroppo senza successo, e per quello dobbiamo usare anche la cannoniera. Tu vieni in zona, attenzione a star lontano da questo magari. Potrebbe essere utile, quindi abbiamo adesso abbastanza il controllo, direi, della zona a nord di questo isolone grande. Dobbiamo andare avanti adesso a proteggere nella zona ponte lì sotto. E se riusciamo a prendere possesso anche del porto che c'è lì a fianco, direi che siamo anche un pochino più a posto. Vediamo pure di andare avanti. Potrei fare un'arpia, oppure mi conservo qualche soldino per il prossimo turno. Potrebbe anche essere, o forse fare anche un'altra fiocinatrice o barra. Beh, il controllo dei mari direi che ce l'abbiamo. Forse un'altra tartaruga? Dai, facciamo un'altra tartaruga e andiamo pure avanti. Turno 8. Vediamo cosa costruisce. Lui costruisce ancora un casino. Mi distrugge una tartaruga. Effettivamente l'ho costruita quella tartaruga per recuperare l'altra. Qua abbiamo un attacco direttamente sulla caserma, quindi molto bene perché comunque gli facciamo danno in più, e quello lì è praticamente da distruggere in un attimo con un attacco. Prendiamoci pure l'attacco. C'è quel golem da distruggere, e anche questo da distruggere, e anche questa fiocinatrice, quindi c'è un po' di tutto. Fiocinatrice contro fiocinatrice. Tu vai qua sopra per prenderti quel villaggio. Tu cominci ad arrivare in zona. Tu vieni. Tu potresti andare giù direttamente e provare a fare un blitz, oppure. Proviamo a fare, oppure prendere addirittura quella torre lì e cominciare ad attaccare da quella zona. È un'altra delle tattiche possibili, cioè andare sulla destra subito e poi attaccare, cercare di attaccare e conquistare quelle caserme molto avanzate in modo da stare sotto col nemico. Però c'è anche bisogno di avere un pochino di economia, e in questo momento non ce l'abbiamo fondamentalmente, cioè all'inizio della missione non ce l'abbiamo. Bisogna costruirla nel corso del tempo. Noi andiamo avanti con questo, che c'è un bel 50% qua più un altro 50% qua, quindi questa è un'uccisione garantita da questa tartaruga qua. Perfetto. E quindi abbiamo ancora il controllo dei mari. Andiamo avanti anche con questo, che mettiamo sempre in zona visto che c'è quel marinos da distruggere. Tu non hai la possibilità di attaccare nessuno, ti puoi però spostare in zona, ti puoi spostare di poco, ma almeno ti sposti di qualcosina. Tu hai un'uccisione gratuita qua eventualmente, e tu non hai l'uccisione su quello. Bisogna stare attenti adesso a quel golem lì. Quindi adesso vediamo effettivamente cosa fare. Questo è un bonus per il nostro groove, quindi molto bene. Lui adesso può attaccare qualsiasi cosa. Devo mettere qualcuno a difendere, quindi potremmo fare un trabocco da mettere qua. In modo che attacchiamo il golem abbastanza facilmente. Attenzione che adesso è attaccabile anche lui, e qua possiamo fare o così oppure ci mettiamo direttamente davanti. Visto che lui deve muoversi sulla strada per forza e non può muoversi, se non sbaglio, dentro la foresta, se ci mettiamo qua
adesso lui non ha la possibilità di, esatto, non ha la possibilità di muoversi oltre le montagne, quindi siamo a posto così. Tu puoi andare più vicino e molto bene. Vedete ogni tanto appunto il, quando apre i menu li vedete meglio, ve li farò vedere anche nel prossimo episodio un pochino meglio, mi sa. Siamo quasi a posto, adesso l'ala rossa è arrivata, abbiamo sempre il controllo della zona, quindi potrei fare qualcos'altro, ma intanto aspettiamo pure di accumulare qualche soldino. Qui abbiamo un attacco su Caesar ancora, questo è un attacco che mi aspettavo, e quel soldato era proprio sacrificale per evitare che il golem arrivasse troppo avanti, che è abbastanza tosto. E andiamo pure avanti da questa parte. Allora, cosa abbiamo di bello? Ho mosso già qualcosa, come potete vedere. È un piccolo taglio che ho fatto. Non vorrei... Sì, mi sa che ho già fatto un piccolo taglio qua. Vabbè, ho dovuto farlo leggermente più avanti, però ci siamo capiti lo stesso. Non è cambiato granché, vedete. L'ala rossa è sempre lì. Il marino è sempre lì, ma... Non preoccupatevi di questo taglio, c'è stato perché ho fatto un save state e ho dovuto ricaricare qualche giorno dopo, quindi alla fine non cambia niente da questo punto di vista, siamo più o meno lì. Mi sono dimenticato di registrare un pezzettino fondamentalmente, quindi vedete appunto il turno saltato in questa maniera. Qua attacchiamo pure questo con questo, sopra come vedete mi ero già conquistato la città là sopra. Qua ho fatto un cavaliere in più e tu sei riuscito, sì, praticamente ho saltato un turno in cui abbiamo conquistato la parte sopra, abbiamo distrutto il golem con la catapulta che avevo fatto col trabocco, e qua sta arrivando il mondo adesso di gente, tra cui abbiamo anche la nostra unità qua che può fare veramente un casino tremendo, appunto la nostra super catapulta. Tu potresti andare a distruggere questo, tu potresti andare a distruggere questo, però non basta ancora. Tu contro di lui avresti un 47, ma soprattutto hai un 53 sulla balista, e tu hai una possibilità di distruggere l'altra unità volante, perfetto. Il suo drago, come potete vedere, non è stato distrutto, ma è arrivato al 3, che ed è scappato via fondamentalmente. Quindi andiamo pure avanti, e qua facciamo qualcosa ancora, possiamo fare con 900, possiamo fare un altro trabocco, facciamo un altro trabocco, così ne abbiamo due e vediamo pure di continuare a martellare come se non ci fosse un domani, e rinforziamo ancora il nostro Caesar, che ne ha bisogno perché si becca sempre un sacco di legnate. Questo prova a distruggermi il drago ma non ce la fa, qua mi si distrugge questo, qua mi attacca il trabocco e me lo distrugge, ma io ne ho fatto un altro, quindi dovremmo andare avanti abbastanza in maniera sacrificale, perché loro stanno concentrando molte unità da questa parte, ma l'importante è che uno, la caserma rimanga sempre viva, e due, che rimanga ovviamente vivo Caesar, perché sennò è missione fallita. Se riusciamo a conservare anche la nostra unità volante, direi che siamo abbastanza a posto. Allora, qua abbiamo un 115 lì, un 90 qua, un 105, un 72 sulla cannoniera, forse una delle cose migliori. Però vediamo adesso cosa fare eventualmente. Tu, la tartaruga lì è messa in una posizione brutta, qua abbiamo un'uccisione sul picchiere, ottimo. Tu avresti niente, tu hai una possibilità di attaccare questo al 50, quindi attacca il cavallo, il cane. Tu hai 68 lì, tu hai 68 anche sul, si vedete che fa tantissimo danno anche solo su come si chiama, un'unità, anche se ha 2 di energia fondamentalmente. Qua attacchiamo questo e adesso possiamo spazzare via un po' di gente, a parte il cavallo fondamentalmente. Qua c'è un 20%, tu hai un 62 qua, tu hai la possibilità di uccidere quello, no, perché devo spostare prima il cavallo. Però intanto distruggiamo questo allora, e tu puoi andare a fare un po' il kamikaze eventualmente andando direttamente contro, no, fissionatrice no. Però o distruggiamo il cane o distruggiamo lui, oppure proviamo a indebolire il cavallo, oppure scappiamo via e rinforziamo, potrebbe anche essere. Infatti è esattamente quello che faccio, il nostro drago ritorna a 9, è molto importante che sopravviva. Tu hai la possibilità quasi quasi di andare a conquistare anche quel villaggio lì, che vorrebbe dire più soldi per noi, ma terminiamo pure il turno così. Le tartarughe non hanno neanche mosse perché in questo momento non hanno niente da fare. Qui abbiamo il marinos che viene distrutto, e ho fatto bene perché così ho tirato l'attenzione. E adesso vediamo ancora come usare la nostra catapulta, che è sempre importante da fare. Turno 13. Ok, allora,
tu puoi ritornare indietro e distruggere il mezzo villaggio. Perfetto. Tu hai la possibilità di attaccare questo o questo. E direi che uno dei due potresti anche farlo. Qua c'è un 42% che mi piace. Andiamo in corpo a corpo. E tu avresti il 57% da dietro. Ottimo. Abbiamo distrutto una delle due. No, una fiocinatrice in più. Tu hai la possibilità di attaccare l'altra fiocinatrice. Perfetto. Scusate, l'altra cannoniera che rimane a 1. E quindi è abbastanza innocua ormai che è a 1. E tu hai la possibilità di attaccare questo oppure questo. Distruggi l'arciere, che ha cambiato nome se non sbaglio, perché se non mi ricordo male, sì, era il balestriere, invece adesso si chiama Arce Rosso. È molto bello come nome rispetto a prima, perché effettivamente non erano dei balestrieri ma erano degli arcieri, perché avevano l'arco in mano. E vediamo pure di continuare creando adesso qualcosa, vediamo esattamente cosa. C'è anche lui che deve ritornare in zona, quindi potrei anche fargli attaccare questo quasi quasi. Facciamogli attaccare la città conquistata. E qua facciamo un arciere, facciamo un, aspettiamo, facciamo un'altra balista, un altro trabocco, facciamo un altro trabocco. Facciamo un altro trabocco, perché quello lì probabilmente verrà distrutto adesso, però noi dopo ne abbiamo un altro di riserva. Ed è una tattica molto interessante quella di fare due trabocchi, in modo che uno viene attaccato e viene distrutto, però dopo molto vicini uno all'altro si difendono a vicenda fondamentalmente. Vediamo di avvicinarci ancora un pochino, ormai abbiamo, esatto, questo va via, ma adesso l'altro minaccia il cavaliere che ha distrutto il primo, quindi molto bene. Siamo anche abbastanza vicini a poter conquistare il porto che sta sulla sinistra, visto che siamo da quella parte. Qua c'è un 40% che lascia abbastanza distrutto quello. Qua c'è un 36, però se facciamo così abbiamo un 104, quindi prendiamoci la Tartamaris e cominciamo. Là è rimasta solo la cannoniera mezza innocua, quindi qua possiamo tranquillamente, tu sei il guardia di porta in questo, il guardia di ponte. E abbiamo anche un doppio attacco, quindi siamo ben messi. Qua distruggiamo questo edificio. Tu hai la possibilità di creare un alchimista. No, cosa creiamo con 900 sempre? Possiamo fare un altro trabocco ancora? Possiamo fare un cavaliere in più. E tu potresti andare qua e fare incitamento. Perfetto, e questo funziona così, e in questo caso funziona anche come vedete sulla caserma, che può produrre altra gente. Non so quanto utile possa essere, però la cosa importante per cui ho fatto questa cosa è che adesso la nostra non so neanche se l'ho fatto il picchiere o cosa, sì, ho fatto un picchiere in più, perfetto, quindi ho sfruttato il fatto che abbiamo due cose. Qua il nostro drago lo possiamo muovere fin qua e lasciare, visto che non c'è nessun altro che può attaccarlo da lì, perché non c'è più, non ci sono più contraerei, ci possiamo muovere insomma verso sud in questa maniera. Ormai abbiamo il controllo quasi totale della zona, quindi niente male. Attendiamo da quella parte e vediamo che cosa succede. In questa maniera possiamo conquistare quello lì e andare avanti da quella parte. C'è quella tartaruga lì che è completamente a caso perché non può attaccare gli edifici, però andiamo pure avanti. Questo era ovviamente un suicidio. Adesso abbiamo la possibilità di riconquistarci porto che c'è lì sulla destra, qui, sinistra, scusate, prova benissimo lo stesso. Qua abbiamo un 56 e se tu ti avvicini potrebbe essere molto utile. Tu vieni qua e ti conquisti questo tranquillo tranquillo, così abbiamo ancora più soldi. Lui non ce la fa veramente di poco. Rinforziamo ancora Caesar che ne ha sempre bisogno. E qua possiamo fare una balista. No, cosa facciamo? Facciamo un cavaliere? Un alchimista? Un alchimista, dai. Così risparmiamo qualche soldino in più. Magari riusciamo a fare un altro drago il prossimo turno. Qua abbiamo un 200%. Tranquillo, tranquillo. Quindi direi che possiamo fare pure così. Abbiamo disintegrato un'altra unità e andiamo pure avanti. Qua c'è tartaruga. Adesso, per adesso sono leggermente inutili, ma solo per adesso. Intanto muoviamo chi può, viene verso sud a questo punto. Adesso dovremo concentrarci sul conquistare il porto, scusate, che sta lì sulla destra, e in questa maniera riusciamo a spingere ancora di più. Questi sono loro che si muovono abbastanza
tranquilli e sereni. Non ha creato niente con la cosa lì a destra, tra l'altro. Mi aspettavo creasse qualcosina, però va bene lo stesso. Vediamo pure di andare avanti e cominciamo ad attaccare dalle zone giuste. Tu hai la possibilità di disintegrare, però sì, perfetto, così sei anche una casella leggermente più lontano, quindi va benissimo questa cosa. Tu dovresti muoverti qua in modo che puoi il prossimo turno attaccare direttamente il porto, scusate. Tu vieni un po' più avanti se puoi, quindi magari tu vieni qua a proteggere la balista, tu vieni a distruggere il cane, direi. La balista quanto distante è? Allora, lui è a posto, la balista è a posto, quindi uno dei due lo posso uccidere, andiamo con lui. Così non abbiamo proprio il rischio, e dovremo continuare a spingere verso sud se ce la facciamo. Quindi tu vieni ancora un po' più vicino, bisogna stare attenti anche alla tartaruga che si sta avvicinando, quindi stiamo leggermente più lontani nella scogliera lì, e tu vieni, potresti cominciare a fare il giro di là, adesso vediamo effettivamente cosa fare. Tu cominci ad attaccare questo, quindi ce lo conquistiamo in breve tempo, e tu vieni giù di qua, perfetto, e costruiamo un golem, così abbiamo i rinforzi dalle retrovie. Adesso turno 16, sta arrivando un po' di gente, ma neanche un attacco, quindi molto bene per noi e per la nostra sopravvivenza dell'unità. Cominciamo. Allora, tu hai la possibilità di attaccare, tu hai la possibilità di attaccare, tu non hai possibilità di attaccare, tu hai possibilità di attaccare, tu niente, però tu ti potresti muovere. Attacchiamo il cane, cosa facciamo? Tu potresti andare fino là ad attaccare anche, che non sarebbe male se non ci fosse questa. Quindi vediamo adesso effettivamente cosa fare. Tu puoi attaccare qua, tu puoi attaccare qua, forse lo potevamo fare anche da solo, ma benissimo così, e tu lo conquisti, così abbiamo la nostra, il nostro porto personale da cui faremo cannoniere in continuazione probabilmente. E adesso vediamo cosa fare con gli altri. C'è ancora quello là sopra, tu vieni giù, che sei il nostro rinforzo numero uno. Siamo un po' bloccati sul ponte adesso con il trasporto, forse avrei dovuto fare un carro per poter trasportare più velocemente, però possiamo andare avanti adesso anche con due golem e continuare a spingere verso il fondo. Vediamo di muoverci anche da questa parte, stiamo un pochino più compatti e continuiamo ad andare verso sud. Turno 17, questo mi attacca ovviamente una cannoniera, ma noi adesso abbiamo il porto nuovo, quindi possiamo farne di nuovo di cannoniere. Stupido un po' lui che ha mosso quell'arpia così tanto vicino alla mia fiocinatrice, quindi è fatta apposta. Infatti la disintegriamo. Tu hai la possibilità di attaccare questo e non venire contrattaccata. Tu puoi muoverti giù, perfetto. Tu potresti attaccare anche direttamente lei, che non è male come cosa. Tu potresti venire giù, ma dopo che lui si è mosso e dopo che qua abbiamo costruito la cannoniera, e qua cominciamo a vedere giù che cosa c'è. Non è che ci sia granché in realtà ormai di roba acquatica, quindi veramente si tratta di accerchiarli il più possibile per poterli attaccare. Andiamo pure ad andare giù ancora, andiamo giù anche con tu hai un'altra casella dove potersi muovere, ma non l'ho mosso lì. Però va benissimo così, andiamo pure avanti con un attacco, magari riusciamo anche a fare un bel po' di danno a quello, oppure dobbiamo restare fermi. Potremmo attaccare il cane, ma no, decidiamo di no alla fine. Ok, turno 19, cominciamo ad avere qualcosina di acquatico da quella parte, ma noi siamo tranquilli e beati che possiamo continuare verso sud e probabilmente li aggireremo da sotto, magari con le cannoniere da lontano riusciamo ad attaccare molto di più. Allora, tu hai un 57 e un 45, hai una possibilità di attaccare quello, tu hai la possibilità di attaccare anche i villaggi, perfetto. Quindi direi che voi vi concentrate sui villaggi e provate a conquistarmeli, e così togliamo soldi a lui.
questo va lì, perfetto. Caesar, comincia a muoverti. Comincia a muoversi anche il nostro, la nostra torretta, il nostro picchiere che è ancora vivo, ovviamente. Tu ti avvicini un pochino. Tu potresti attaccare questo, però dopo saresti a portata di qualcosa. Lì non sembra. Quindi direi che potrebbe essere, a meno che no, no, c'è la balista lì, quindi niente. Quindi ancora niente. Pensiamo piuttosto a cominciare ad attaccare a questo punto questo altro villaggio. E ne abbiamo un altro disponibile da poter conquistare, fare ancora più soldi. E poi cominciamo a produrre, ogni turno cominciamo a produrre golem e ale rosse. Però intanto va bene, e cannoniere, che forse è la cosa migliore in questo momento, così possiamo continuare a martellarli da fuori del posto. Qua c'è un 45, c'era un 200. Ho paura di attaccare con la fiocinatrice là, quindi forse è meglio che andiamo, che ci avviciniamo ma non troppo. Perfetto, e confermiamo ancora il turno. Scontro con la fiocinatrice, scontro con il golem, scontro col cavallo che vabbè era messo abbastanza a secco. Il golem sta ancora resistendo. Adesso dovrei cominciare ad avere decisamente tanti soldi. Infatti turno 20. Allora abbiamo 1200, quindi possiamo fare ogni turno adesso una cosa nuova. E cominciamo a muoverci parecchio verso sud. Quindi cominciamo ad attaccare con le nostre cannoniere. Ne ho già fatte due, come potete vedere. Ed andiamo a distruggere questo. Andiamo a distruggere con le cannoniere tutte le unità terrestri che attaccano quelle volanti. E con poi i volanti, in questo caso il drago, riusciamo a distruggere tutte le unità perché non possiamo essere controattaccati. Quindi molto buona questa cosa. Vediamo di muovere anche la catapulta, il trabocco, nelle vicinanze del nemico. Qui abbiamo un bel 50%, ma soprattutto abbiamo un 94%. Quindi disintegriamolo così. Qua abbiamo un 90%, quindi addio anche a lui. Tu hai la possibilità di proteggere qualcuno? Forse no, non potete raggiungere quella posizione purtroppo, però tu potresti arrivare fino ancora un pochino più a sud. Tu ti metti a difendere lui, tu ti metti qua e a curare un po' di gente, in questo caso mi serve curare il drago più che altro, e anche la catapulta, però va benissimo così. Tu potresti andare a rompere le scatole dove? Perché non ha tante unità marine in questo momento, quindi vedremo effettivamente come farcela. Con 900 direi che facciamo un'altra cannoniera. Ciao drago e ciao catapulta, il nostro trabucco è stato comunque distrutto, però anche lui si è messo molto esposto perché in questo momento la sua unità volante è molto vulnerabile ai miei attacchi. Io direi di continuare a scendere giù con una di queste cannoniere, magari ne mettiamo una qua. Ok, potrei attaccare il villaggio, ma se la mettiamo qua sopra possiamo attaccare tutti, quindi a questo punto attacchiamo dalla spiaggia e prendiamoci il trabocco. E tu puoi fare la stessa cosa, però magari attaccando, che ne so, questo qui, questo qua. Facciamo un 90% sulla balista. Tu hai anche un 100%, un 40% che equivale al 100% perché lo distruggiamo. Tu potresti attaccare questo, è un ottimo 81%. E tu potresti non finirlo, però ci potresti provare. Tu hai un 145% da questa parte, tu hai un 87%, quindi tranquillo. Tu puoi venire addirittura dalla foresta e fai 200 anziché 145. Tu potresti cominciare, anzi tu puoi conquistare il villaggio eventualmente. Questo lo distruggiamo da questa parte, questo viene di qua e fa conquista, perfetto, lo fa direttamente Caesar. E tu cominciamo a muoverti a sud ancora di più. Credo, sì, perfetto. Ok, le due tartarughe seguono tranquille e beate che si fanno il loro bagnetto nel mare Italo. No, che cavolo sto dicendo? Turno 21. Ok, qua ci sono un po' di suicidi, attenzione. E vediamo pure di andare avanti. E devo anche smettere di usare quella parola lì, perché effettivamente non potrei
avere la demonetizzazione con le parole che uso. E vediamo pure di andare avanti allora con un po' di attacchi. Allora, qua ci stiamo avvicinando ancora di più. Ok, questo puoi attaccare il villaggio direttamente, così lo devastiamo ancora di più. Ok, tu attacchi questo, ottimo. E vediamo di andare giù da questa parte con tu che vai qua e tu che vieni qua giù. E tu potrei, il nostro Caesar può fare l'incitamento eventualmente, non so se gli serve, ma facciamolo pure. Così il nostro tu puoi andare direttamente a cercare di sconfiggere la torre, ottimo, che è il nostro obiettivo, quindi possiamo farlo pure. Facciamo un'ultima bella spinta e ci siamo praticamente arrivati. Quindi distruggendo un bel po' di roba tutta insieme si può arrivare fino a questo punto. Vediamo di terminare e vediamo fino a dove arriviamo. Qua mi attaccano tutti quanti lui probabilmente, perché è la minaccia numero uno in questo momento. Però non so se contro un golem riuscite a fare qualcosa. Infatti siamo qua e lui è a 7%. Tu non ce la fai ad attaccare da lì però, e neanche voi ce la fate attaccare da lì, quindi c'è un, rispetto alle possibili tattiche ce n'è una. Da qua abbiamo un 100%, quindi ce la prendiamo con lui. Bisogna proteggere anche il nostro personaggio quasi quasi. Qua c'è un 26%, quindi prendiamocelo. Tu cominci ad avvicinarti, direi che puoi fare anche la cura sui due golem. Perfetto, tu ti metti qua dietro così evitiamo attacchi un po' a casaccio. Tu attacca l'altro porto a sto punto. Perfetto, e tu vieni qua. Questa cannoniera qua sotto la muoviamo da questa parte. E direi che siamo praticamente arrivati, perché se ci sopravvive qualcuno al prossimo turno possiamo attaccare tutti quanti la base sua e dovremmo essere tranquilli. Andiamo pure di andare avanti, facciamo un'altra cannoniera per sicurezza. Turno 23, qua mi attaccano Caesar che è da 8 scende a 6, da 6 scende a 5, da 5 scende a 4. Però non possono più fare nient'altro, quindi siamo tranquilli tranquilli che al 24esimo turno riusciamo a portare a conclusione questa missione. Quindi con 6 adesso possiamo attaccare direttamente la torre con la cannoniera e con la... il nostro golem riusciamo a farcela. Oh, arf, la nostra operazione di razzia sui mari è andata a picco. Evviva! Grazie per il tuo aiuto, signor cane. Arf, forza, andiamo a cercare un po' di croccantini. E se ne vanno via. E qui vediamo un po', credo sia la conclusione dell'arc. Siamo decisamente scarsini. In cosa siamo decisamente scarsini? In quello che facciamo. Siamo dei banditi molto mediocri e molto sono generoso. Dai, non siamo tanto male. No, ha ragione lui. Siamo pessimi. Ma noi, pensaci, ogni volta che tentiamo un lavoretto arriva quel cane e manda tutto all'aria. Le imprese ben organizzate di solito riescono a superare ostacoli di questo tipo. Siamo diventati delinquenti per far soldi, ma finora ci stiamo rimettendo. Ci stiamo rimettendo in denaro e in orgoglio. Mi viene voglia di nascondermi se penso che un cane ce le suona sistematicamente di santa ragione. Sì, ma pensate ai lati positivi della nostra occupazione. Siamo liberi, indipendenti, flessibili, lavoriamo quando ci pare, non abbiamo cartellini da timbrare. Piantala, Alcap! Chi vuoi prendere in giro, eh? Quindi ha un nome, si chiama Alcap. Io voglio tornare a fare qualcosa in cui sono bravo. Penso che mi rimetterò a lavorare come contabile. Ottima idea, Totor. Mi ricordo che eri bravissimo con le dichiarazioni dei redditi. Io riaprirò la mia merceria. Congratulazioni. È duro ammettere di aver fatto delle scelte sbagliate. Ma rendersene conto e decidere di prendere un'altra strada è un atto molto coraggioso. Hai proprio ragione, Totor. Facciami i complimenti anche a te. Sono orgoglioso di voi due, davvero. Allora, cerchiamo una nave che ci porti verso casa? Sì? Il porto è da questa parte. Vieni con noi? Vito? Mi prendi a lavorare con te nella merceria? Certo che sì. E io posso essere il direttore del negozio? No, Alcap, non puoi. Forza, andiamo. Ok, abbiamo conosciuto i nomi di questi tre banditi. Vittoria per noi. Abbiamo un bel grado A, quindi abbiamo tutte e tre le stelle. E ce ne possiamo andare a sbloccare questa... cosa nuova. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Come al solito sono Ace the Brave. Andiamo a vedere pure
il prossimo pezzettino di tavole grafiche, eccolo qua. Namaste, be brave.